Michelle Hunziker ha tagliato i capelli per Sanremo, a Mattino 5 il motivo. Michelle Hunziker dopo Sanremo 2018, a Mattino 5 la rivelazione sui capelli tagliati. Il Festival di Sanremo 2018 ha chiuso i battenti con numeri da record. La bellissima Michelle Hunziker torna perciò alla sua vita e alla sua rete, ovvero Mediaset. Di fronte alle telecamere di Mattino 5, la conduttrice ha rivelato alcuni particolari dettagli riguardanti questa grande esperienza. A quanto pare, la simpatica svizzera si è trovata benissimo in Rai e salire sul palco dell'Ariston è stato qualcosa di indescrivibile. In ogni caso, c'è anche dell'altro. Tre giorni prima l'inizio della kermesse canora, la Hunziker ha dovuto far fronte ad un trauma che la maggior parte delle donne cerca sempre di tenere alla larga. Michelle ha infatti tagliato i suoi bellissimi e lunghissimi capelli biondi. Mattino 5, i capelli di Michelle Hunziker dopo Sanremo 2018, più corti. Michelle Hunziker ha tagliato i capelli tre giorni prima del Festival di Sanremo. La storica conduttrice di Striscia la Notizia ha accorciato la sua chioma di ben 10 cm, un vero e proprio trauma. La donna ha infatti rivelato che per lei è stata una sfida con se stessa. Proprio come Federica Panicucci, la Hunziker ama davvero tanto i suoi capelli e soprattutto la loro lunghezza. In ogni caso, non ha potuto fare a meno di usare le forbici poiché aveva bisogno di un piccolo cambio di look in vista del festival. Michelle invita a tagliare i capelli anche alla bella Federica. Le due hanno infatti rivelato che sono entrambe molto gelose e affezionate alla propria chioma. Michelle Hunziker a Mattino 5, nuove dichiarazioni dopo Sanremo 2018. Ora che tutto si è concluso, Michelle torna a casa dalla sua famiglia e soprattutto da suo marito. La conduttrice ha più volte nominato il suo amato nel corso del Festival di Sanremo. Ora, potrà anche tornare a pensare ad un quarto figlio. La Hunziker non ha infatti nascosto il desiderio di avere un altro bambino, possibilmente un maschietto.